E allora, signori, benvenuti nello showcase del mio personaggio preferito. Non poteva essere altrimenti. Quindi andiamo a provare insieme il nuovo Gohan uscito nel banner di Cell. Ma prima di iniziare, fin da subito un bel like a questo video, mi raccomando. E soprattutto vi ricordo che questa sera ci vediamo in live, perché proveremo magari a farci un altro giretto, se non due giretti, all'interno del banner di Cell. Detto questo, andiamo subito a leggere Gohan. Sì, ovviamente, ragazzi, lo proveremo a 3 stelle all'interno di questo video, visto che non avrebbe senso andare ad infarcirlo in questo momento di MZP, visto ancora le pull un minimo che dovrò fare. Quindi magari lo pulleremo a 6 stelle questa sera, si spera. Vediamo un attimino. Detto questo, quindi, se ragazzi, prendete lo showcase per quello che è, nel senso, con le pinze, uno showcase prematuro, preventive, cioè tutto quello che volete. Quindi 3 stelle, ci facciamo un'idea iniziale e poi capiamo ovviamente come si muoverà, anche perché le Sparking Dish sappiamo tutti che hanno bisogno di stelle. Quindi abbiamo un defense type con prevalenza sulle strike, principalmente dal punto di vista offensivo. Le difese abbastanza serene, 145 sia per strike defense che blast defense. Abbiamo una strike e una blast che si porta dietro, classici tag ed episodio di Gohan, insomma, della Cell Saga. Qui possiamo già farci una piccola idea riguardo i tratti, quindi abbiamo la nullifica dell'elemento a sfavore, lock del nemico, healing, insomma, andiamo a capire un pochino come fa tutte queste cose. Abbiamo strike e blast che semplicemente sono tranquille, normalissime, ma che ci abbassano il costo delle arts, abbastanza normale come cosa, cioè ci può stare tranquillamente. Abbiamo poi la SM con blast, cioè in realtà è tranquilla, ma è anche carina come roba. Abbiamo la SM che ha Blast Armor, meno 50 l'altra restoration del nemico, più 15% danno ricevuto come debuff, insomma molto interessantina, ma niente di particolare. La verde è molto carina perché ci pesca due carte se ne abbiamo tre o meno, ci ridà 50 key, ci debuffa il danno del 30%, e se sono passati 60 counts, la verde ottiene ulteriori buff, quindi ci dà anche un restore del 10% di HP, restore anche gli HP agli alleati, e da un 15% non inflitto anche agli alleati. Quindi veramente ottimo. Ragazzi, ve lo sta dicendo il personaggio, lo dovete far sopravvivere almeno per i primi 60 counts, perché poi anche nelle unique, ve lo anticipo, avrà altre utility che riguardano proprio questi 60 counts. Main ability che ci restaura il vanish del 100%, bellissima questa, abbassa il substitution count di 5 degli alleati, distrugge due carte al nemico, riduce di 50 kill il nemico e blocca anche il rising rush per 10 counts. Questa main veramente mi piace un casino. La Z ability hybrid awesome family strike e blast defense ci sta assolutamente. Raga, per il momento questo personaggio, ok, ci siamo. Prima unico, 80% danno inflitto, riduzione del danno del 60% base, ma per i primi 60 counts del 75%, quindi vi aiuta anche a resistere un po' di più per quei primi 60 counts. In più, altre restoration sempre per i primi 60 counts, più 40%, nullifica le abnormal condition agli alleati per due volte. Quando entra sul campo di battaglia si prende 20 key, si buffa il danno del 40% ed è fattibile per due volte, questa cosa non cancellabile, quindi voi potete arrivare praticamente ad un 80% facendolo entrare due volte, quindi tanta roba anche dal punto di vista del danno, potrebbe fare veramente roba interessante. Ed in più per 3 counts alza di 20 il costo delle arts al nemico, mica male. In più, quando si soddisfano determinate condizioni accadono queste cose: se scende al di sotto del 50% di HP, lui per la prima volta si riporta su di HP del 30%. Mi sembra che sia una meccanica abbastanza simile a quella lì di Vegito Blu, solo che Vegito Blu lì si mette anche la nullifica del colore per tipo 30 counts, una roba del genere. Vabbè, è una ultra, è la ultra più forte del gioco, direi. Quando sono passati invece 60 counts all'inizio della battaglia, si pesca una verde, e se c'è un alleato sconfitto, invece si buffa il danno ancora di più. Quando sono passati 60 counts, lui si buffa il danno, si mette il draw speed di livello 1, che era una mancanza, non so se ci avevate fatto caso, ma era una mancanza del suo kit effettivamente questa qui. 70% di recovery e meno 20% al danno sostenuto. Ok. Per quanto riguarda invece la seconda unique, molto interessante ed importantissima, perché, soprattutto per quanto riguarda le sue doti difensive, abbiamo in changing cover, quindi è molto importante, ragazzi, non farsi mettere in drop, ma mettere in changing cover il personaggio. Abbiamo un buff della special move non cancellabile, attivabile per due volte del 30%, quindi vuol dire che la potete buffare se entrate in due changing cover del 60%, mica male. Nullificate l'elemento per 10 counts, attivabile per 3 volte questa cosa, entrate in changing cover, e in teoria non è sul danno sostenuto, quindi lui gioca nullificato praticamente se lo mettete in changing, e riducete la sfera del drago di 1, vabbè, ma questo è attivabile una volta. Quando subisce strike, blast, special move, eccetera, lui ogni volta si restaura gli HP del 3%,
si buffa, buffa il danno degli alleati del 10% per 15 counts, 10% anche l'alteration per 15 counts, meno 15 al key recovery, infligge no switch per 3 counts dopo che il nemico insomma ha finito di attaccarci. Quando invece è switchato in standby, abbassa il suo substitution count di 2, quindi può rientrare più facilmente, tra virgolette. Dà agli HP 20 key, meno 15% allo special move Ultimate Awaken Power. Questa è una cosa interessantissima sul nemico, quindi gli debuffa del 15% la potenza di queste arts. Ed in più, se c'è un alleato, un alleato sconfitto, perfetto. Sì, un alleato sconfitto. Si abbassa i counts di 1 e restaura gli alleati. Vabbè, dai, chi degli alleati di 10, insomma. Il team in cui andiamo a provare, ragazzi, è questo qui. È un hybrid, è un trio hybrid in realtà. Buffato da Red Green principalmente, più quel Gohan Beast. Ma per il resto giocheremo con Pan, Trunks e Gohan. Ovviamente, come vedete, ragazzi, hybrid ha un po' bisogno, onestamente, di essere recuperato. Cioè, ha personaggi singoli molto forti, molto importanti. Ma per il resto, come team, ha un po' bisogno effettivamente di essere riportato su. Però per il resto ho messo su questo hybrid anche perché volevo farvi vedere un pochino gli equipaggiamenti vari legati ad hybrid. Quindi tramite vari buff, al danno puro, stando con hybrid. Quindi abbiamo ben due puri che ci vanno a buffare lo strike attack su Gohan, perché vogliamo vedere anche fare un pochino di danni. Detto questo, signori, primo match. Abbiamo contro... Che cos'è questo team? Vabbè. Allora, iniziamo subito a vedere un pochino i dannetti del Gohan. Del Gohanetto. Uè, sapete che questa verde me la faccio proprio? Ma serenissimamente me la faccio. Allora, questi sono i danni sui droidi. Ragazzi, potrei usare la main tranquillamente per recuperare il vanish. Ma sapete che vi dico? Non la uso. Non la uso, teniamo un po' così. Un po' di laghettino sotto. Leggero. Un po' di laghettino leggero, mi sembra. Allora, facciamoci questa verde più questa SM, così ci pigliamo anche il Rising Rush. Allora, perfetto. Oh, Gohanetto, sei tu il prossimo, eh. Vamos. Recuperato il vanish. Allora, attenzione solo qui, perché eccoli qui, perfetti, Trugeta. Vediamo subito la prima SM. Ok, mica male. Bella botta. Bella botta veramente. Buono. Buono qui. Ok. Allora, non abbiamo più la main, quindi ricordiamoci, non possiamo più fare quei recuperi vanish. Attenzione che questa ci fa male. Meno male che avevo messo su quella pan. In realtà, ragazzi, questo non me lo ricordavo. Ma va bene. Allora, che dite? Vogliamo tentare? Fare il tentativo con Guanè? Meno male. Meno male che mi aspettavo qualcosa di strano. Meno male soprattutto che ha fatto questo cambio, questo. Ah, cavolo, ho cambiato su Vegeta, va bene. Un attimo, fermi. Lo sapevo. Beccato, yes. Danno? Dovrebbe essere pure doppio buffata questa verde. Cioè, questa SM, perdonatemi. Allora, verdina. Vediamo se lo becchiamo. No, peccato. Allora, continuiamo a tenere... Vai, teniamo un po' con Trunks. Poi, situazione messa male, andiamo subito su panne. Mi raccomando. Ok, perfetto. Trunks può ancora mantenere. Però ti vedo bene. Ti vedo veramente bene. Ti vedo veramente bene, Trunksone. Bravo, perfetto, bravissimo. Bravissimo il mio Trunksone, bravissimo. Mamma mia, Gohanetto. Oh, mica male i danni, eh. Siamo scesi pure sotto, Fe. Siamo scesi pure sotto i 60 counts. E quindi attenzione, perché qui, ragazzi, sbombiamo. Ma sbombiamo malissimo. Dati i danni, quanto sono incrementati. Doppia verde, tripla verde, non so quante ne ho fatte, vabbè. Signori, buona la prima, per essere 3 stelle. Poi vabbè, il team lasciamo perdere. Per essere 3 stelle, vai, prossima. Secondo match, si spera meno longevo del primo. E basta questo ingresso di Vegito Blu. E stasera ve lo dico, raga, stasera andiamo su il team Vegito Blu, Gohan e poi vediamo chi altro. Allora, ok, vai, perfetto, Trunksone, mantienici tu un attimo sto Vegito. Allora, con calma, perché potrebbe avere... il fatto che non stia switchando... Pensavo ci avesse la verde in mano. Oh, comunque lo ritengo
Fermi un attimo, perché potremmo provare a mettere Gohan, ecco qui, in cover, su Gokusa. Neutra. Voi immaginatevi voi questo personaggetto a stelle alte ed in un contesto, a parte molto più offensivo, perché comunque stiamo giocando con un supporto, stiamo giocando con lui che è un defense, Trunks che comunque sì, sembra abbastanza essere difensivo, cioè è sia offensivo che difensivo come personaggio. Quindi capite un attimino qual è il punto. E che bisogna tener conto delle potenzialità del personaggio. Cambio un attimo. Se riusciamo a fare robine interessante qui. Ok. Mannona. Un po' così, eh. Un po' così questo Rising Rush. Un po' buttatino, mi dicono. Allora, Guanetto, vuoi provare ad entrare un attimo tu? Dai. Allora, fermi tutti. Perfetto. Ma sapete che... Cavolo, ma non recupera chi questa main? E allora l'abbiamo buttata qui, raga. L'abbiamo del tutto buttata in questo caso. Eh già. Perché si è attivata la nullifica. Vabbè, ma mi pare che sto Vegito però non resista un gran caspito. Quindi mi sa che con questa ulti comunque creperà. Non recupera il kill la main. Questo è un po' un peccato. Perché ci avrebbe dato la kill lì, raga, praticamente. Gran peccato. Oddio, la kill sempre se non avesse messo Vegito Blu all'ingresso. Un attimo se lo becchiamo, questo Vegito Blu, perfetto, l'abbiamo fatto zompare. Voglio andare di nuovo di Gohan. Lo provo a mettere anche in changing cover, eccolo qui. In modo che se fa adesso l'ingresso con Goku, ecco qui, siamo di nuovo nullificati. Ora, ribadisco, non fateci troppo caso ai danni, perché ribadisco è sempre un 3 stelle, raga, guardate quante volte lo sto dicendo, quindi... Questo valga in qualsiasi caso, valga sia per voi per comprendere meglio, Shepard Cash, vinto pure, vale sia per comprendere voi meglio un attimino il personaggio, eccetera, e sia anche perché mi dice, ma lo stai provando a 3 stelle, infatti non sto criticando niente del personaggio, mi raccomando, questa è una cosa importantissima, anzi, io nonostante stia vedendo cose un attimino così, ragazzi, ho una fiducia enorme in questo personaggio, vedo delle potenzialità incredibili, comunque, ultimo match. Altro match, team abbastanza esotichello, va, mettiamola così. Vediamo se entra Rosé, peccato che gli mettiamo il draw speed. Però vabbè, vediamo un pochino la tenuta anche del Guanet. Buono, buonissimo, questo non me l'aspettavo, sincero. Allora, dannetti un pochino irrisori per il momento, ma vabbè, lui c'ha bisogno anche di essere un po' setappato, questa cosa che ho detto. L'ha detta? Non so perché mi aspettavo qualche cover. Che invece non è arrivato. Va bene. Allora, proviamo a tenere ancora con Gohan. Ok. Va bene. Vai, teniamo ancora. Cavolo. Così, subito. Rosé maledetto. Ma guarda te che cavolo di casino che bisogna fare con questi personaggi. Mannaggia va. Ok, a posto. Vai, perde ancora. Perfetto. Va benissimo, non c'è problema. Non c'è problema, vai, facciamela beccare a panno questa. Allora, un po' faticoso, raga, devo essere onesto, un po' faticoso giocare col PG a 3 stelline. Però va bene, si fa, dai. Ok. Con calma. Perfetto. Allora, io qui proverei ad entrare a questo punto con Gohan. Ecco qui il tranzone. Bello, lo metti già su blu. Dai, ci può stare. Ci possono stare. Fra poco. Mancano relativamente pochi counts. Ed avremo anche a disposizione la possibilità di avere i vari buff post 60 timer counts, ok? Molto importante come cosa. Mannaggia, te pareva che macchiappavi il timing qui. Va bene. Continuiamo a tenere un attimo con Guanetto. Ok, che dando questi dannetti ci fanno più o meno bene. Se avete fatto caso, ma lui ogni volta che becca il danno poi risale un pochino con gli HP. Fateci caso a queste cose. Ah, vediamo Trunks quanto ci tiene qui. Il Trunksone. Ok. E mamma mia. Abbastanza bene. Mamma mia, Trunks. Madonna.
Allora, perfetto. Guanetto, riproviamo con te, va. Allora, facciamoci la verde. Adesso siamo anche sotto i 60 counts, quindi come vedete peschiamo carte e tutto il resto. Estremamente interessante questa roba. Allora, non credo che questo black abbassi counts, quindi perfetto. Facciamoci la verde, che tanto ce la siamo già fatta prima, non credo sia troppo spottabile. Diciamo che pre-60 counts, questo però ragazzi sono tutti discorsi sempre da fare in ottica stelle maggiori, ok, sul personaggio. E soprattutto team che gli dia un pochino più di offensiva con lui che fa difensiva. Primi 60 counts forse un po' più difensivo, secondi 60 counts più offensivo. Magari la potremmo tradurre in questo modo, che è la differenza. Poi, boh, magari non è così, ma per il resto mi sembra questo l'andazzo. Ok, brava Pan, che sta ancora in nullifica. Oh, tra l'altro, se ci pensate, con la lineup che io sto giocando in questo momento, datemi solo un secondino. Ok, trans maledetto. Cavolo, mi sa che la potevo acchiappare qui. Cioè, con la lineup che sto giocando in questo... Vabbè, acchiappato lo stesso, top. Con la lineup che sto giocando in questo momento, noi stiamo praticamente... Bravissimo, Trunks, che mi hai mantenuto la ulti. Vabbè. Stiamo giocando sia con Pan, che si mette la nullifica tramite la verde. Scusate, tramite la main. E sia con Gohan, che si mette la nullifica tramite il changing cover. Quindi veramente interessante come cosa questa qui. Cioè, non è da... da sottovalutare. Va bene, ragazzi, questo qui era Gohan. Potenzialità elevatissime per quanto mi riguarda. Fatemi sapere che ne pensate. Vi aspetto questa sera in live. Detto questo, ci vediamo questa sera per l'appunto.